cuore di tanta gente. Benvenuti a tutti, benvenuti a tutti, benvenuti a tutti. Terminiamo il nostro anno, oggi terminiamo il nostro anno solare, come gli anni finanziari, coincidiamo con gli anni finanziari, che sono anche quelli solari. Terminiamo un anno complicato, come sapete, perché abbiamo fatto molte cose, altre cose sono accadute che ci hanno un po' provato. E terminiamo parlando di un autore cantante a noi molto caro, non si canta stasera, quindi volevo dire e cantare, cioè, buttarsi a buttare subito sullo sterile. E amatissimo da, per noi giovani, giusto per citare una trasmissione radiofonica, per noi giovani quando eravamo appunto ragazzini, però ho detto prima a Patrizia, ma non sono ragazzini, eravamo ragazzini quando ci Io pensavo che tu adesso hai detto per noi giovani attuali. Per noi giovani attuali, diversamente giovani. Però adesso mi sovviene, ti do dopo la parola, alla fine dell'incontro. Ci sei alla fine. Presentiamo un libro di una persona che avete già conosciuto, Donato Zoppo, che è un bravissimo giornalista musicale, è un straordinario oratore, oltre che ha una competenza particolare. Questo libro è un libro che io non sono riuscito a sintetizzare, devo dirvi la verità, io faccio quello che dicevo prima, cerco sempre di personalizzare i comunicati stampa, questa volta non ci sono riuscito e mi sono limitato a replicare la quarta di copertina, che è un testo che dà una sintesi, ma non secondo me esaustiva, del libro, perché il libro non parla solamente di questo album del 1971 di Lucio Battisti, Amore e non amore, ma parla, secondo me, di un contesto musicale, un contesto musicale di fine anni 60, della seconda metà degli anni 60, della prima metà degli anni 70, che poi si proietta fino ai giorni nostri, tutta una serie di ragioni che riguardano le cover band. È un libro che io ho molto amato, perché ho ritrovato, perché come venni sono andato a risentire i brani che non sentivo da tanto tempo, ma non tanto quelli di Lucio Battisti che conoscevo, tranne Amore e non amore, che non conoscevo proprio come disco, tranne Dio mio no, questo è un disco, un brano molto famoso, che tra l'altro provocò tutta una serie di problemi di censura, come dice il libro che presentiamo, che è questo qui, Amore, libertà e censura, il 1971 di Lucio Battisti. Ma perché nel libro Donato ci racconta tutta una serie di personaggi del mondo musicale dell'epoca, non solo del mondo musicale, anche del mondo giornalistico dell'epoca, pensate a Arbor, Concompagni e tanti altri, dico i più famosi, ma ce ne sono tantissimi altri, citati in questo libro. Per esempio io mi sono andato a rivedere, a risentire brani tipo che tu citi in questo libro, tipo Non mi rompete del Banco del Mutuo Soccorso, che è un brano straordinario. Vi ho ricordato che non solo io, è un brano straordinario, che io amavo moltissimo, Non mi rompete, quel fatto di voler dormire, no? E ci sta dentro di tutto, ci sta Megliaria, ci sta Demetrio Stratos, ci sta Iosanno, un gruppo napoletano, Iosanno, che io poi ho ritrovato più volte incontrando alcuni dei musicisti di Iosanno in circostanze particolari e contriculturali. Ci sta tutto quel mondo, i New Trolls, chi ne ha più ne mette, adesso non mi vengono in mente ma sono in numerico, ci sta Claudio Baglioni, che uccide anche Claudio Baglioni in occasione di un ciclo di concerti che venivano fatti in quel periodo. Cita anche delle cose che sono dei retroscena di alcune di queste, attraverso delle interviste, quindi retroscena riguardanti la vita di Lucio Battisti, che è stato un autore morto a 55 anni, come sapete, morto molto giovane, che ha vissuto una stagione musicale straordinaria, quando all'epoca non uscivano i 33, uscivano solo i 45, poi si replicavano nei 33, poi invece con Lucio Battisti sono cominciate tante cose nuove, tra cui appunto anche questa cosa dei 33 giri inediti, soprattutto con la 1, più con la Ricordi, ma comunque questo poi ce lo racconterà Donato, che è un affabulatore, quindi un narratore straordinario. La cosa che voglio sottolineare è che parlare di questo libro è parlare veramente di un pezzo di amore della vita di ciascuno di noi, perché prima sentivamo, abbiamo messo tutta la... con dove sta Nicolò, che abbiamo messo la lista delle vecchie canzoni di Lucio Battisti, e devo dire una canzone che non è una delle più vecchie, ma una canzone che a me ancora adesso mi emoziona molto ascoltare, questo Inferno Rosa,
è una canzone bellissima, secondo me, bellissima se tu poi la compari con il Penso a te, canzoni del primo periodo, che poi non è neanche il primissimo periodo. Devo dire, lui ha avuto sempre questa capacità di innovare, di cambiare le regole del gioco, e di cambiarle a modo suo, sempre un po' controcorrente, sempre un po' controcorrente contro i giornalisti, una forte volontà di preservare la sua vita privata, una forte volontà di non essere mai sottoposto a un vincolo dal punto di vista creativo. E ha trovato poi ovviamente Mogol, che era un uomo molto, molto, il papà di Mogol era un uomo già molto potente e molto musicale, e lui stesso era un uomo che aveva una, pur giovanissimo, aveva una capacità, aveva qualche anno più di Lucio Battisti, ma aveva questa capacità poi di imporre la sua volontà. Infatti tu racconti bene l'incontro tra Lucio Battisti e Mogol. Anche in questo libro ci dà uno spaccato di umanità, uno spaccato di bellezza su un personaggio che non è mai stato un personaggio comodo, che resta un personaggio di cui poi non si sa come sia morto, che poi, essendo sempre così ammantato di riservatezza la sua vita, non si è mai capito di che cosa è morto, che è morto a 55 anni, non si è mai morto di tumore, alla fine poi non è che sia molto importante sapere perché è morto, l'importante è che non ci sia più, per noi che lo abbiamo molto amato. Però effettivamente questa, anche la sua fine è stata una fine piena di una segretezza del privato, che lui ha sempre voluto preservare, lui e la sua famiglia hanno sempre voluto preservare, la moglie ha continuato battaglie legali che lui non tuttora, molte le battaglie legali che tu lo raccontiamo, lui non tuttora, proprio per preservare questa riservatezza. Quindi il modo migliore per chiudere un anno complicato, bellissimo, ma complicato come quello che abbiamo vissuto, e affrontare un anno nuovo, che sarà un anno altrettanto, spero, pieno di promesse per tutti noi della Fondazione, per gli amici della Fondazione, solo per i soci, era parlare di Lucio Battisti. Mi sembrava il modo migliore per salutarci, il modo migliore per ricordare una cosa che ci è stata particolarmente cara, nella nostra vita è stata particolarmente cara. Una ultima parola riguarda Anima Latina, il mio disco preferito di Lucio Battisti, che non è il disco più di successo di Lucio Battisti, ma il mio disco preferito di Lucio Battisti. Ho visto che anche Donato condivide con me, dice che il disco lì, che tra tante altre cose che lui ama di Lucio Battisti, ama Anima Latina, e devo dire che poi si riconduce anche ad altre cose che non c'entrano con Anima Latina, il canto brasileiro e tante altre cose. Devo dire che dentro ci sta, per Anima Latina, io avevo ovviamente il giradischi, non era questo qua, era uno ancora molto più primitivo di questo, molto più primitivo di questo. Poi stava in camera mia, lo tenevamo sotto il letto, lo tiravamo fuori, i miei fratelli ci mettevamo sì, quindi mettevamo Anima Latina, per noi era una gran festa. Io, mio fratello, mia sorella, Lucia, non c'è più, ma ci mettevamo ad ascoltare questa canzone, questo disco, quando eravamo particolarmente tristi, e ci dava una grande felicità. Ecco, raccontare Lucio Battisti significa raccontare storie personali, profondamente personali, che tutti noi abbiamo vissuto in un modo o in un altro, tutti noi abbiamo vissuto. Quindi ti ringraziamo di avercelo proposto, siamo contenti di averti qua con noi per chiudere il nostro ciclo di incontri il mercoledì culturale. Facciamo un applauso a Donato e gli diamo. Di storie personali mi viene in mente una cosa: l'ultima volta che ci siamo visti abbiamo ovviamente parlato anche di Battisti, e tu mi dicesti una cosa che mi è rimasta molto impressa, ovvero, credo di citarla quasi a memoria: per noi figli di una borghesia claustrofobica, ascoltare Battisti era un appuntamento ideale con la libertà. Sì, sì. Questa cosa mi aveva molto colpito, perché poi è l'essenza un po' di quello che Battisti simboleggia tuttora, cosa molto importante. Ci sono tantissime storie personali dietro le canzoni di Battisti e Mogol, perché poi bisogna citare anche Mogol, che è parte fondamentale non solo nel successo ma proprio nella vita battistica. E questo valore simbolico di Battisti, ovvero un riferimento per chi magari aveva, per motivi familiari, per motivi storici, anche personali, non so, delle costrizioni, delle difficoltà di affermarsi, Battisti simboleggiava davvero questo appuntamento con la libertà. E quella cosa che tu hai detto mi aveva colpito moltissimo, perché è un po' il succo di questo libro che è uscito ormai, cos'è, 2011, 4 anni fa, però insomma continuo a portarlo in giro visto che ha avuto un bel successo, e quindi ho fatto molte presentazioni. Però se dovessi trovare un filo conduttore, proprio in quella tua affermazione di qualche settimana fa, questo libro non racconta tutta la storia di Battisti, però racconta un momento particolare, cioè uno snodo cruciale non soltanto nella storia sua personale di artista, ma anche nella storia della musica italiana, e nello specifico del rock italiano. Che poi Battisti, una cosa che mi ha sempre colpito è che è obiettivamente l'icona del pop italiano, ma dietro all'icona del pop ci sono tutta una serie di caratteristiche, di sfaccettature,
E ci sono molti studi, c'è chi ha approfondito i Battisti rock, c'è chi ha approfondito a metà anni 70 i Battisti disco music, quello ad esempio di Una donna per amico, chi ha approfondito il Battisti elettronico degli anni 80 con Panella, che è tuttora qualcosa di assolutamente enigmatico e non capito. Da cui tu parti per raccontare il libro? Io parto perché io, sì, io nasco come ascoltatore battistiano con la frase Panella, che mi piace moltissimo, anche se... Forse mi piace anche perché è incomprensibile, quindi c'è sempre la sfida continua a capire che cosa volevano dire in quelle canzoni. Faracidi, c'è una citazione. Io lo cito perché mi ricordo, partendo con memoria personale, una gita scolastica nelle scuole medie, c'era questa professoressa che decise, sia benedetta, di mettere la cassettina dell'Apparenza, che era il disco di Battisti uscito all'epoca, quindi parliamo dell'88, fu immediatamente poi cassato perché all'epoca c'era Giovanotti che furoreggiava con La mia moto e quindi i miei colleghi di classe non tolleravano quelle canzoni che obiettivamente erano incomprensibili, però per me fu un momento iniziale fondamentale e poi da lì ho esplorato un po' tutta la discografia battistiana. Questo libro è dedicato all'anno 1971 e a un disco poco noto purtroppo che si chiama Amore non amore. Io me lo porto sempre dietro perché è da vedere. La copertina. Poi ce la spiego un po' la copertina. Sì, la copertina è fondamentale per capire proprio il concept, quindi gli argomenti di cui parla il disco. Questo Amore non amore esce esattamente il 26 luglio del 1971 ed è ricordato dagli amanti battistiani, ma anche dai non amanti battistiani, come il disco di Battisti che fu censurato. Sì. Per cui c'era un grande punto interrogativo, mi premeva capire quali furono i motivi di questa censura, motivi che ufficialmente non sono ancora stati comunicati, non so, poi ci arriveremo e vi spiegherò perché. Disco misterioso innanzitutto perché esce ad un anno di distanza dalla sua realizzazione. Questo album è stato inciso in studio tra l'estate e l'ottobre del 1970. Battisti premeva moltissimo per farlo uscire perché si sentiva molto rappresentato da questo album, che era completamente diverso da quello che aveva fatto prima. La Ricordi però decide di mandarlo nei negozi nel periodo più sfortunato discograficamente, ovvero estate inoltrata, quando già i singoli dell'estate erano usciti, quando già i jukebox erano stati programmati. Quindi insomma, anche oggi far uscire un disco del genere tra luglio e agosto dell'anno, insomma, discograficamente è fallimentare. C'era il mistero della copertina. Io sono un amante dei dischi vecchio stampo, soprattutto dei vinili, in cui se per te Battisti era un appuntamento per la libertà, per me una copertina del genere è proprio un tuffo nell'immaginario. E quindi c'era il grande mistero da risolvere: chi è questa donna nuda di spazio? Chi sarà mai? Si è detto di tutto, un uomo, una donna, la moglie, poi insomma qualche indizio ve lo darò. E c'era un altro grande enigma: per quale motivo Battisti, che era reduce dei grandi successi di Acquazzura Acqua Chiara, Fiori Rosa, Fiori di Pesco, Emozioni, Pensieri e Parole, tira fuori un album completamente diverso. Questo disco bifronte, già dal titolo Amore e non amore, ed è caratterizzato da quattro canzoni letteralmente improvvisate in studio, poi insomma vi spiegherò come funzionava perché ho intervistato i musicisti che hanno suonato il disco, e quattro brani strumentali con l'orchestra diretta da Battisti in persona. Battisti quindi si era potuto cimentare con questa cosa, lui non aveva studiato composizione, era un autodidatta allo stato puro, non aveva studiato direzione d'orchestra, però aveva una grande qualità, sapeva assorbire quello che vedeva. Avendo lavorato in studio con grandi musicisti come Gian Piero Reverberi, come detto Mariano, che erano insomma ottimi arrangiatori, ottimi direttori d'orchestra, aveva avuto questa abilità di assorbire, di comprendere perlomeno quelle nozioni base che poi comunque lui utilizzava e utilizzò nel corso di tutta la sua carriera, perché Battisti era musicalmente un grandissimo autarchico, laddove poteva fare da solo faceva, poi su tante cose aveva bisogno di musicisti, spesso di grandi musicisti come Musida, Radius, quelli che hanno suonato in questo disco Formula 3, la Formula 3 esattamente. Per cui ho cominciato a indagare in questo Amore e non amore partendo da una serie di interviste ai musicisti che avevano fatto parte di questo gruppo di studio. Un gruppo di studio straordinario perché poco dopo l'uscita del disco ci sarà il boom del gruppo rock italiano per eccellenza, la premiata Forneria Marconi, che suona in questo album. All'epoca si chiamavano I Quelli, erano un gruppo del beat milanese, richiestissimi in studio, erano i più bravi, Franzi Cioccia, Franco Musida, Giorgio Piazza che mi ha firmato la prefazione, Flavio Premoli, all'epoca il loro cantante era Teo Teocoli, ancora prima di fare l'attore e il cabarettista, richiestissimi in studio perché erano davvero i migliori, ed essendo i migliori riuscivano a suonare il pezzo senza doverlo ripetere ad libitum, per cui quando si chiamano loro in studio la seduta veniva finita, buona la prima, mi ricordo di andare così.
Battisti amava moltissimo questi musicisti, li coinvolge insieme ad un altro importante chitarrista che lui ha letteralmente sdoganato, ovvero Alberto Radius della Formula 3, tuttora attivissimo in studio e dal vivo. Dall'intervista è venuta fuori una cosa molto bella, perché i musicisti coinvolti in questo disco, alcuni avevano completamente dimenticato, infatti io le interviste che ho fatto con tutti quanti a Milano le abbiamo fatte davanti allo stereo, ascoltando il disco. Giorgio Piazza, il bassista, il primo bassista della PFM che suonava quindi in questo disco, non ascoltava Amore non amore dal 71, quindi da esattamente 40 anni, e insomma la cosa bella fu che si commosse dinanzi a me, poi insomma si ritirò privatamente e venne dopo aver scaricato tutta un'emozione che era fortissima, perché lui poi era molto molto amico di Battisti, non l'ha mai dichiarato pubblicamente, per rispettare questa richiesta spesso anche eccessiva di attenzione estrema alla vita privata e alla riservatezza. Questa è la versione in CD che un po' richiama il disco. Da queste chiacchierate quindi è emersa innanzitutto una grande stima musicale per Lucio Battisti, che era un personaggio molto difficile, ombroso, scontroso, estremamente presuntuoso. Era il numero uno musicalmente, ma lui insomma era anche consapevole di questa cosa, e quando poteva la diceva, e quindi risultava anche molto, molto antipatico. Ma la cosa più bella che mi ha colpito era il metodo di registrazione, completamente diverso da come si fa oggi. E comunque già all'epoca registrare totalmente live, che vuol dire che entravano in studio, suonavano, e quello che noi ascoltiamo oggi era quello che loro suonavano direttamente, senza sovraincisioni, senza trucchi e senza la cosiddetta post-produzione. Una cosa che mi aveva colpito molto, che è una delle più carine anche come aneddoto, è il luogo in cui nacque questo album, perché io ho cercato di dividere in vari settori questo libro, quindi i protagonisti, ma anche il luogo. Questo album, come tantissimi dischi della Ricordi degli anni 60 e 70, veniva registrato, all'epoca la Ricordi era la casa discografica per eccellenza, aveva una storia importantissima come editore musicale, divenne dischi Ricordi nel 58, le prime incisioni della Callas, insomma una realtà davvero importantissima. In Ricordi nacquero i primi cantautori, fu coniato per il gruppo genovese, che insomma trasfuga a Milano attraverso l'altro Reverberi, Gianfranco Reverberi, divenne insomma un gruppo affiatato, per il quale fu coniato il termine cantautori, quindi la Ricordi era davvero un luogo sacro per la musica italiana. Ebbene, i dischi Ricordi venivano registrati in un cinema parrocchiale, che era praticamente cinema dal lunedì al venerdì. Il venerdì mattina tale signor Gelsomino, di cui molti ricordavano la simpatia, sono andato via a Milano a fare un po' di chiacchierate con chi è rimasto lì in quella parrocchia, c'era questo signor Gelsomino che il venerdì pomeriggio andava a sgomberare tutte quante le sedie, e arrivavano i tecnici della Ricordi, creavano insomma tutto l'ambiente per registrare il disco, e Battisti e i suoi, ma anche tutti quanti gli altri, registravano il sabato e la domenica in questo studio che poi ridiventava cinema parrocchiale da lunedì. Quindi sì, oggi è assolutamente impensabile una cosa del genere, però Battisti non voleva registrare in altri luoghi, tant'è vero che poi aprì il suo studio di registrazione in Mulino, se ne andò in campagna, in Brianza, e ho trovato, questa è stata una cosa molto bella, l'ingegnere del suono che realizzò l'istituto di registrazione di questo disco, che si chiama, credo sia tuttora vivo, anche se anzianissimo, Walter Paterniani, che è stato praticamente l'ingegnere del suono di tutti i grandi classici della Ricordi degli anni 60, quindi i dischi dell'Equipe 84, dei Dick Dick, dei Ripelli, aveva lavorato anche con Celentano, e lui ricordava perfettamente, seduta per seduta, tutte quante le canzoni. Infatti arrivò con un foglietto, ci eravamo sentiti telefonicamente, ci siamo visti a Milano, arrivò con un fogliettino lunghissimo dove aveva appuntato tutti quanti i passaggi avendo riascoltato il disco, e mi diceva, mentre lo riascoltavamo, qui la voce di Battisti è naturale, non l'abbiamo filtrata, qui c'è un riverbero sulla batteria, ricordava perfettamente tutto, ed è stato veramente una fonte utilissima per la ricostruzione dell'album. Per esempio, in questo Amore non amore c'è un pezzo molto noto, perché lo ha rifatto Vasco Rossi qualche anno fa, che si chiama Supermarket. Se qualcuno vuole andare ad ascoltare la voce pura, nuda e cruda di Battisti, riascolti Supermarket, un brano solo voce e chitarra. Lì Paterniani mi disse che praticamente Battisti arrivò, si sedette, suonò questo brano, lo cantò, e quello che noi ascoltiamo è quella cosa lì, non c'è stato alcun tipo di ritocco. In realtà poi la cosa più interessante sono le motivazioni, che poi sono il succo di questa operazione. Per quale motivo Battisti
cantante di grandissimo successo, aveva vinto il Festival Bar con la Poggiore Acqua Chiara nel 69, andava a Sanremo con un'avventura, stava lanciando moltissimi autori, aveva cominciato a scrivere anche per Mina, che voleva dire che era praticamente arrivato, insomma, nell'Olimpo della musica italiana. Per quale motivo vuole, almeno stando insomma, a quello che era un po' il pensiero dell'epoca, rovinarsi con un album rock, tra l'altro improvvisato in studio, tra l'altro con brani lunghissimi, perché c'è Dio mio no, che era il suo pezzo più lungo, durava 7 minuti e 25. La motivazione è la libertà. Il libro si chiama Amore, libertà e censura. Amore è un riferimento al titolo del disco, la libertà è un riferimento a quello che fortemente voleva Battisti all'epoca. Parlando con Mogol, Mogol aveva detto, Battisti era estremamente testardo, estremamente cocciuto, e questo difetto caratteriale musicalmente si trasformava in un pregio incredibile, perché lui aveva capito che quella doveva essere la sua strada e la realizzò senza cedere ad alcun compromesso. Il ritardo di un anno da parte della Ricordi era dovuto proprio a questo. Questo era un disco assolutamente invendibile. Ci si aspettava, che ne so, una nuova Acqua Azzurra, Acqua Chiara, una nuova Fiori Rosa, Fiori di Pesco, una nuova Mi Ritorni in Mente. Questo album infatti è un po' dimenticato proprio perché non ci sono pezzi di quel genere. In realtà la chiave di questo album è un brano famosissimo, visto che c'è il video, magari ce lo vediamo, lo sentiamo, che è Il Tempo di Morire, che è il primo esempio di rock blues all'italiana. Non c'era mai stato un rock blues prima, però Battisti, che era un grande amante di Jimi Hendrix, delle Zeppelin, dei Cream, aveva ascolti importanti da questo punto di vista, voleva in qualche modo emulare quel tipo di musica che lui adorava. Accanto a quella lui adorava Ray Charles, Otis Redding, per cui metteva insieme queste cose creando una miscela che era unica per il panorama italiano, poi ebbe tantissimi imitatori, però quel tipo di rock blues da noi non esisteva all'epoca. Il Tempo di Morire, che è il lato B di Fiori Rosa, Fiori di Pesco, esce nel 70, fu un brano suonato dai musicisti che fanno parte di questo disco, improvvisato in studio, e in quel periodo storico, quindi primavera del 70, Battisti registra anche i brani che andranno a finire su Amore e Non Amore. Il Tempo di Morire la tiene come singolo, anzi come lato B, e fu un grandissimo successo. Ancora oggi, insomma, è una delle sue canzoni più famose, anche per le esecuzioni postume. Oggi qualsiasi gruppo rock che rifà i classici di musica italiana fa Il Tempo di Morire, perché è un brano, insomma, intramontabile. La cosa bella però sono anche poi i contenuti. Perché quali sono i contenuti? Di cosa si parla nel Tempo di Morire? E qui Mogol è stato utilissimo. Infatti, se voi recuperate la edizione in CD, questa si chiama Mogol Edition, perché per ogni canzone ci sono delle brevi note di Mogol che ricorda alcuni argomenti. In questo disco, in partenza, nella canzone Tempo di Morire, si parla di un rapporto tra uomo e donna che non è più sentimentale, non è ancora sessuale, ma è un rapporto puramente consumistico. C'è questo personaggio che Mogol chiamava il primitivo, che si invadisce di questa donna ed è disposto a tutto per lei, compreso darle questa moto, la famosa motocicletta, è un oggetto di scambio. Ecco, Mogol si divertiva a tratteggiare questa figura di uomo che lui chiamava primitivo, cioè una persona talmente piegata ai meccanismi del consumo che non capisce che evidentemente sono altre le strade per conquistare o per attrarre una donna, ed è disposto a offrire la sua motocicletta. Chiaramente per un testo del genere, che in qualche modo descrive un personaggio molto greve, anche la musica doveva essere abbastanza robusta, elettrica. E Battisti quindi chiama il gruppo perfetto, i Quelli, che ancora non erano più FM, quindi Diciocci alla batteria, Giorgio Piazza al basso, Mussida alla chitarra, Flavio Premoli all'organo, e poi chiama Alberto Radius, che all'epoca era già lanciatissimo con la Formula 3. C'è una partecipazione televisiva che fece storia, in questo programma che si chiama Speciale per voi, che era condotto da Renzo Alba. Renzo Alba, con il quale ho chiacchierato, lui so che notoriamente non ha grande memoria, ma su Battisti ha ricordato delle cose determinanti, in merito anche alla censura, poi ci arriveremo. Renzo Arbore era un grande fan di Battisti, lo invita in TV in questo programma in cui Battisti viene letteralmente attaccato dai giornalisti e dal pubblico, perché già all'epoca cominciava a venire fuori questo riferimento dell'impegno e del disimpegno. Cantante disimpegnato voleva dire totalmente lontano dai problemi del momento e quindi di serie B. Cantante impegnato invece significava che oltre a di destra, scusate, siamo cantanti di destra. Sulla destra, questo è un tema ancora oggi aperto. Aveva delle accuse in questo senso. Sì. Allora. Dopo magari ne parliamo, perché io nel libro ho fatto una scoperta che un po' ha rimescolato le carte. Sì. Comunque, insomma, Il Tempo di Morire lui la presenta dal vivo in questo programma in cui è arrabbiatissimo perché comincia a contestarlo. Ma quella canzone andrà in cima alle classifiche, come le canzoni di Amore e Non Amore, anche se il disco verrà censurato, poi insomma capiremo per quale motivo salirà in classifica. Se vi va, lo vediamo. Ci va. Spegni un attimo.
ascoltiamo l'ultima canzone di Lucio Battisti intitolata dove? Come l'ultima? Non ce ne due? Sì, le ultime tre. La prima si chiama Il tempo di morire e la seconda si chiama Fiori rosa, fiori di pesco. Allora, Il tempo di morire sulla base di Lucio Battisti. Maggio del 70, la dopo di Fiori Rosa, Fiori di Pesco, però in quel periodo lì lui registra anche i pezzi di Amore e Non Amore, che resteranno chiusi nel cassetto per un anno. Il tempo di morire ha un'importanza fondamentale per due motivi, un motivo musicale e un motivo testuale. Quello testuale l'abbiamo detto prima, questa figura del primitivo che in qualche modo è la voce di, un soggetto, sì, esatto, Morti e Fuggi, però con l'offerta economica, quindi abbastanza, insomma, terra, la motocicletta, sì. Mogol comincia a pensare, facciamo un disco intero che fotografa questi personaggi, che si fa molto grevi, molto terra-terra, per i quali l'amore non è altro che un consumo fugace.
Cosa succede poco dopo? Nel giugno del 70, Mogol Battisti fa una cosa di cui si parlerà moltissimo nei rotocalchi dell'epoca, la famosa cavalcata da Milano a Roma, che in qualche modo viene replicata in questa copertina. Anzi, la copertina di Amore non Amore replica palesemente, in maniera esplicita, quella cavalcata. Mogol era molto appassionato di natura, aveva dei cavalli, ed era molto influente su Battisti, che invece era pigrissimo, voleva mai uscire, non voleva fare niente. Era talmente influente che riuscì a far comprare a Battisti una casa accanto alla sua Brianza, dove praticamente fu realizzata questa copertina, poi vi spiego perché. Battisti e Mogol aveva questi cavalli, riuscì a convincere Battisti, cerchiamo una nuova ispirazione facendo questa cavalcata. Uscivano delle interviste settimanali in esclusiva su TV Sorrisi e Canzoni, in cui Battisti raccontava tappa dopo tappa l'arrivo. Tra l'altro ultimamente su Facebook hanno aperto un gruppo, o una pagina, non ricordo, per rifare questa cavalcata, perché c'è un tizio che ha ritrovato le stesse mappe militari delle quali si servirono Mogol e Battisti, quindi sta cercando adepti per quindi nasce quest'idea, cioè proviamo a estendere questo concetto del tempo di morire, sia musicalmente che testualmente, ad un disco intero. Nascono quindi alcune canzoni che fanno parte della metà non amore di questo disco, perché la metà amore, come ha dichiarato Mogol in interviste all'epoca e in interviste adesso, viene espressa con dei brani strumentali, brani con l'orchestra, una cosa nuovissima per l'epoca. Non si era mai visto un cantante pop che imponesse in una casa discografica quattro pezzi strumentali con gruppo rock e orchestra. Era una cosa che all'estero andava moltissimo, l'avevano fatti i Purple, i Procolarum, i Moody Blues, quindi rock inglese non era nuovo, alcun dubbio. Gruppo rock orchestra, in Italia invece questa cosa non era mai stata praticata, per cui nasce questa idea di questo disco bifronte: da una parte le canzoni dove si parla di sesso, di rapporti di consumo, dall'altra invece questi grandi brani strumentali per i quali Mogol fa una cosa interessantissima. I titoli di questi pezzi sono delle piccole poesie, sono dei titoli lunghissimi, ne leggo uno, che è poi quello più famoso, perché il tema di questi strumentali è un tema ecologico. Infatti il secondo brano, quello che segue Dio mio no, si chiama Seduto sotto un platano con una margherita in bocca guardando il fiume nero macchiato dalla schiuma bianca dei detersivi. I quattro brani strumentali quindi hanno questi titoli lunghissimi. Infatti questo disco è ricordato ancora oggi per i famosi titoli lunghissimi di Mogol. Tornati dalla cavalcata Milano-Roma, registrano Emozioni, di un altro grande classico, per Battisti preme per far uscire questo disco che di fatto è già realizzato. Uscirà, dicevamo, nell'estate del 71, loro tornati dalla cavalcata realizzano anche questa copertina. E chiaramente il tema della copertina è una cosa, io che sono vecchio amante dei dischi rock, è una cosa assolutamente allettante. Premetto però una cosa fondamentale per comprendere il perché di questa copertina. Battisti, benché, ripetiamo, sia l'icona del pop, era profondamente, totalmente calato nella cultura rock dell'epoca. Questo è un disco rock, Battisti è stato anche un autore rock. Cosa vuol dire che era calato nella cultura rock dell'epoca? Grosso modo intorno al 66, con i dischi, non so, London Blonde di Bob Dylan, Revolver dei Beatles, Pet Sounds dei Beach Boys, Freak Out Frank Zappa, viene a crearsi un sistema di valori, di abitudini, di costumi, di gusti del mondo giovanile fortemente legato alla musica rock. In Italia non se ne è parlato tanto all'epoca, ma all'estero i saggisti e i giornalisti già parlavano nel 66-67 di rock culture, di cultura rock, quindi come universo di riferimento. Battisti, che era estremamente aggiornato, queste cose le seguiva da vicino, perché ho scoperto tramite Alessandro Colombini, che era un produttore della Ricordi, che Battisti era uno dei pochissimi musicisti in Italia ad avere l'abbonamento a Billboard. Billboard era ed è tuttora la rivista per eccellenza dell'industria discografica, un po' come il Sole 24 Ore per l'economia e la finanza. Billboard era questo anche per l'industria discografica, per cui Battisti in tempo reale era uno dei pochi in Italia ad avere accesso alle classifiche ufficiali di Billboard e conosceva tutte quante le uscite discografiche inglesi ed americane e ascoltava di tutto, quindi era estremamente aggiornato, sapeva benissimo che i gusti dei giovani, quale poi lui era del 43, del 70, quindi aveva 27 anni, non era più un adolescente secondo le dinamiche dell'epoca. Per esempio Mogol era del 36, quindi all'epoca era già molto più grande di lui, quindi aveva già un altro universo di valori di riferimento, questa cosa un po' nei testi poi emerge. Per cui l'idea di Battisti è quella di radicalizzare ancora di più questo suo amore per la cultura rock, a partire dalle copertine. Se vuoi ricordare, il primo disco di Battisti c'è un collage di sue foto, il secondo Emozioni c'è il suo profilo, ed era in linea con i dischi pop, dove doveva esserci il faccione del cantante, perché i ragazzi dovevano comprarlo, in soldoni funzionava così.
Per questo album lui invece strappa una copertina che è tipica del periodo del rock inglese dei primi anni 70, perché è una copertina che fa da porta d'ingresso verso un mondo sonoro. L'idea della cultura rock dell'epoca era questa: la copertina serve ad entrare in un'esperienza sonora che è quella del disco rock. Allora, che cosa succede in questa copertina? La copertina è stata realizzata da uno dei più grandi fotografi di moda degli anni 60 in Italia, che si chiamava Silvio Nobili, romano, viveva a Milano ed era amico di Mogol, faceva parte di quel gruppo di persone che andavano a cavallo in Brianza insieme a Mogol. Questo Silvio Nobili è un fotografo di moda, di pubblicità, per cui non aveva mai fatto nulla per la musica, è scomparso negli anni 70. Però ha un figlio che si chiama Gabriele Di Bartolo, che è stato uno dei primi registi di videoclip in Italia. Nel 77 ha fatto uno dei primi videoclip italiani per Claudio Rocchi, quindi sono andato a beccarlo a Milano. Mi ha raccontato tutta la storia di questa copertina, perché lui da piccolo frequentava La Poncia, questo luogo si chiamava La Poncia in Brianza. I cavalli infatti erano i cavalli del padre. Per anni si è detto: questi sono gli stessi cavalli della cavalcata che fece Battista e Mogol. In realtà lui ha riconosciuto, anzi questo cavallo bianco ha anche un nome, adesso mi sfugge, nel libro l'ho scritto, ecco. Ha riconosciuto i cavalli del padre. L'idea di Mogol, che era il direttore artistico di tutte queste situazioni, era quello di introdurre l'ascoltatore nel disco partendo da una copertina che in qualche modo evocasse l'amore e il non amore che poi si ascolta nelle canzoni. C'è un Battisti vestito in mezzo fra un clown e un hippie, c'è un cilindro con dei fiori di plastica, e dietro di lui si allontana una donna nuda. Evidentemente Mogol intendeva in qualche modo evocare un rapporto che si era appena consumato, nel quale però la parte vincente non era l'uomo, come sempre accadeva, ma era la donna, lasciando l'uomo triste, mesto e sconsolato. Dall'altra parte due cavalli e un contesto praticamente naturalistico, che dovevano fare riferimento invece al rapporto con la natura, che a Mogol era carissimo. Mogol è stato uno dei primi poi a cantare di natura e di ecologia, anche se magari in maniera un po' più superficiale, meno approfondita. Per cui questa copertina, che fu realizzata nell'ottobre del 70, finita questa cavalcata, è divenuta poi un po' il simbolo di questo album, che fu censurato anche perché c'era una donna nuda. Ora, su questa donna nuda io non so se posso svelarlo, se va letta questa cosa, ma possiamo dare qualche indizio, perché per anni si è sempre detto: questa qui è la moglie di Battisti. A me questa cosa non mi aveva mai convinto, ma per un motivo molto semplice: era talmente estremo sulla sua riservatezza che mi sembrava un po' strano che avesse permesso alla moglie di usare nuda. Però mi ricordo una mattinata con Franz Di Cioccio della PFM e la moglie a guardare questa copertina: no, queste sono le chiappe della moglie, no, non è lei, non è lei. Quindi sono stato un sacco di tempo, perché Di Cioccio ricordava il di dietro della moglie di Battisti e sosteneva che fosse lei. In realtà pare che questa signora di spalle sia una modella dello staff di Silvio Nobile, che era un fotografo di moda e che chiamò quindi questa modella, che poi divenne molto amica di Mogol, che all'epoca insomma era un uomo molto affascinante, circondato da donne e così via, e tutte queste avventure poi si riflettono anche nelle sue canzoni. Una cosa molto bella, se voi cercate in rete l'edizione argentina di Amore e Non Amore, il sedere di questa signora è stato praticamente censurato, c'è una mutanda nera posticcia attaccata dopo. E il motivo, uno dei motivi della censura in Italia era proprio questo nudo, che era assolutamente intollerabile nell'Italia del 1971. Cos'altro dire su questa copertina? Che, ripeto, è assolutamente in linea con l'idea della cultura rock dell'epoca, in cui non c'è più la faccia del cantante in primo piano, ma deve esserci un qualcosa che rimanda anche ad una dimensione artistica. I Beatles di Sgt. Pepper nel 67 coinvolgono Peter Blake, che era uno degli esponenti della pop art inglese, per realizzare la copertina. Il White Album, il disco bianco del 68, lo fece Richard Hamilton, che era il nome più in vista della pop art inglese. Quindi questo rapporto anche col mondo dell'arte, col mondo dell'avanguardia, prestato all'industria discografica, è una delle grandi novità di quel periodo. Battisti chiama un fotografo di moda, non certo un grande artista, però realizza una copertina che secondo me è assolutamente emblematica, e in qualche modo collega questo disco poi a tutta quella grande stagione di rock italiano che comincerà nel 71 con gli Osanna, che ci ha dato prima, le Orme, i Trip, poi ci sarà la PFM. Quindi Battisti arriva in un momento storico in cui il rock italiano sta cominciando a tirare fuori delle cose straordinarie. Non a caso nel novembre del 71 il gruppo che suona con Battisti diventerà ufficialmente premiato da Forneria Marconi, PFM,
con Impressioni di settembre, che c'era come singolo proprio. Scritto da Mogol. Con testo scritto da Mogol, perché la PFM faceva parte della numero 1, che era l'etichetta che fu fondata da Mogol e da Battisti. Quindi Mogol era una sorta di mentore anche della PFM, poi insomma mi raccontavano i rapporti molto burrascosi, quindi ci fu questa separazione, anche perché la PFM premeva più per una musica strumentale, cosa che poi in effetti ha fatto in più di 40 anni di carriera. Magari vediamo un'altra cosa e parliamo della censura, che è un altro tema saliente. Sì. Io ho un po' di video che di solito mi porto dietro nelle presentazioni perché toccano vari argomenti, e vi faccio vedere una cosa molto bella, che pur mi sono scordato di te. Che cosa succede nel periodo in questione? Lucio Battisti non è soltanto un autore per se stesso, un musicista, un cantante, ma si reinventa anche autore e produttore per altri. I grandi successi della Formula 3, di Mina, di Bruno Lauzi, tira fuori dal dimenticatoio Bruno Lauzi, Pappalardo, lui scrive, suona e produce, quindi ha anche un'attività di produttore, una serie di grandi successi. I singoli di Mina di quel periodo del 71 sono tutti quanti scritti, suonati, prodotti da Lucio Battisti, per cui in quel momento lui è davvero assolutamente intoccabile, anche se è ancora considerato come il cantante di riferimento dei giovani. C'è una data spartiacque, alla quale è stato addirittura dedicato un libro molto più copioso del mio, questa data è maggio del 72, quando Battisti va ospite da Mina in quella celeberrima apparizione televisiva. Ecco, quel duetto, che è considerato uno dei momenti più alti della storia della TV italiana, rappresenta il momento di passaggio di Battisti da autore per giovani a autore tout court, autore quindi per il grande pubblico. Quindi Battisti del 71 viene ancora considerato autore per ragazzi, autore per adolescenti. E c'è questo episodio molto bello di una canzone che aveva scalato le classifiche della Formula 3, pur mi sono scordato di te. Uno dei primi pezzi di hard rock all'italiana, quindi era una cosa assolutamente nuova, però questi pezzi venivano scritti da Battisti solo voce e chitarra, un po' come faceva John Lennon per i grandissimi brani dei Beatles, che erano iper arrangiati in studio, ma poi il nucleo era voce e chitarra. Se voi andate a riascoltare i provini dei Beatles c'è una magia incredibile, e anche nei provini di Battisti, che poi sono stati pubblicati qualche anno fa, c'è questa partecipazione al Teatro 10 in cui Battisti praticamente suona la canzone come l'ha scritto originariamente lui. E quel modo di suonare, molto sgraziato, molto pesante, uno strumming, come si dice in inglese, cioè non è un arpeggio molto elegante, però è essenziale perché il messaggio che lui voleva dire evidentemente arriva in maniera assolutamente diretta. C'è un aneddoto molto carino: Battisti era stato chiamato, questo credo sia il Teatro delle Vittorie, dimenticò la chitarra. Allora si dice che è arrivato a Stazione Termini, si è andato nel primo negozietto che ha trovato e ha comprato una chitarrina, che era quella lì che suona in televisione, e che poi si dice che abbia utilizzato anche in seguito. Sì. Dove l'acqua è più blu, niente di più.
ascoltiamo l'ultima canzone di Giulio Battisti intitolata l'ultima canzone del 70 credo, lo subito. Allora, questo è un singolo per la regista, sì, assolutamente. Allora, dunque, mi sono scordato di te. Maggio 71, quindi questo è lo stesso periodo. No, guardando questo video si capisce perfettamente. Noi la volta scorsa dicevamo che Battisti era rivoluzionario, no? Guardando questo video si capisce perfettamente qual è il valore rivoluzionario di Battisti. È stato tutto in quella chitarra, perché quel modo di suonare la chitarra, cioè flat picking col plettro, non era tipico della tradizione italiana, era tipico della tradizione West Coast, quella californiana, no? Crosby, Stills & Nash suonavano la chitarra classica con corde di metallo con plettro. Non era tipico invece della tradizione italiana, però all'epoca questi chitarrini qui costavano pochissimo, tutti i ragazzi ce l'avevano, strimpellavano con il libretto degli accordi col plettro, dando anche la mazzolata come fa sul finale, no? Stoppando le corde. Ed era una cosa che non era tipica della tradizione italiana. Arriva addirittura dal blues, la parte finale, la parte blues, e quel modo di suonare c'è in Amore e Non Amore, c'è in Supermarket in particolare. Quindi sentendo questo, vedendo questo video, questa interpretazione qua, si capisce completamente il prima e il dopo nella musica pop rock italiana. Questo è un passaggio fondamentale. C'è una censura, perché sì, censura, che succede? Succede che in questo disco c'è il 26 luglio del 71, ma in radio, in TV, nessuno sa niente, non se ne parla. Non è cosa da poco, perché all'epoca esisteva soltanto Rai 1 praticamente, certo. E per la radio esisteva soltanto, quindi era primo il Radio 1. Il che vuol dire che non passare in questi canali significa per un artista non esistere. Cosa succede? Questa è stata la cosa più deliziosa, ma anche un po' amara del mio libro, perché ho approfondito un aspetto spiacevole di la censura, per l'appunto. Battisti non era nuovo a brani censurati, lui aveva, come autore, aveva scritto due pezzi per i Dick Dick, che erano stati censurati per motivi risibili. Il primo pezzo si chiamava Il Vento, che è molto bella, purtroppo un po' dimenticata. Andate a risentire e vi accorgerete anche che non c'è nulla di censurabile, se non questo anelito di libertà che per la famosa commissione d'ascolto della RAI dell'epoca era qualcosa di troppo audace. Poi c'è un'altra canzone, sempre per i Dick Dick, che si chiamava Guardo te e vedo mio figlio. Evidentemente guardare te e pensare al figlio implicava per la commissione d'ascolto uno sguardo che non era assolutamente pulito. Cioè, la cosa bella è che questi motivi della censura erano cose pazzesche, insomma. Come funzionava? Vi spiego come funzionava, dicendovi però che è stata la parte più difficile del libro, perché ho avuto proprio la sensazione di toccare un muro di gomma, quello della RAI. Ma per un motivo molto semplice, l'organismo deputato a valutare se un pezzo era trasmissibile oppure no, non verbalizzava, quindi non c'era alcuna traccia storica delle motivazioni per le quali Dio mio no, che ne so, moltissime canzoni di Tenco, di De André, Dio è morto, dei Nomadi, furono censurate. Le motivazioni ufficiali non si sono mai sapute e non credo si sapranno mai, perché non c'è la verbalizzazione. Cosa succedeva? Allora, un atto amministrativo senza motivazione. Sì, una cosa impossibile. Assolutamente, ma di fatti un reato. Ti dico questa cosa. Si narrava di una lettera di Moravia, sottoscritta poi da altri uomini di cultura, inviata all'allora direttore generale della RAI, Ettore Bernabei, in cui ci si lamentava della censura della RAI. Bernabei disse: in RAI non esiste la censura, sapendo che formalmente non esisteva alcun organismo deputato alla censura, ma esisteva un insieme di persone, chiamiamolo così, perché non era formalmente un organo, che si chiamava commissione d'ascolto. Come funzionava? All'interno del servizio dischi della direzione spettacolo, giorno dopo giorno venivano convocati funzionari disponibili al momento, quindi non necessariamente esperti di musica, infatti si dice che molti venivano dal settore sport, altri dal settore prosa, dovevano ascoltare tutti gli album che arrivavano in RAI, tutti i singoli che arrivavano in RAI, e valutare se erano trasmissibili oppure no. Ora, la cosa bella era i motivi per i quali dovevano valutare la trasmissibilità. C'erano grosso modo tre grandi filoni tematici. Il primo era la religione, per cui parole come Dio, Madonna, Gesù non potevano essere assolutamente tollerate. Parliamo di una RAI che dal 54 ha conservato questo codice di autoregolamentazione scritto da Gadda, e addirittura si dice approvato nell'imprimatur della Santa Sede, per cui c'erano una serie di termini e di tematiche che non potevano assolutamente esattamente. Sì. C'è un libro sulla censura molto bello che vi consiglio. Quindi dispiacerà se mi ha detto tu sei
appassionati di Gardel. Parliamo, Gardel lo fece per la radio. Codice di autore, sì, valeva anche per la TV, per la radio, però non sono sicuro, cioè no, sì, sicuramente, però per quello che sapevo non aveva una specificità sulla censura, ma sulla sul modo anche formale di scrivere, formale, ma anche su alcuni termini e condizioni che non potevano essere accettate. Per esempio, in seno al Parlamento non si poteva utilizzare, cioè, la parola seno, membro della commissione, membro della commissione non si poteva dire perché alludeva a quel membro là. Quindi era una serie di, diciamo, di tematiche calde che non potevano essere accettate. Orecchia Gatta l'aveva scritto non pensando, ecco, a questa, sua iniziativa, Gatta. Non gli ho chiesto, fu una cosa, lui si trovava. Vabbè, non lo beatificato, poi facciamo la beatificazione di casa. Però ecco, la cosa bella che leggevo è che era stato approvato dalla Santa Sede, quindi ci fu un solenne più là. Questa cosa è in un libro che è molto divertente. La genesi dei figli, questo è la genesi. Sì. Classico esempio della genesi. Allora, sai, c'è questo libro di questo professore che insegna a Bari, si chiama Domenico Caroli, si chiama Proibitissimo, ed è la storia di tutta la censura negli spettacoli italiani, quindi casi anche eclatanti di Dario Fo e Franca Rame. Famoso caso di Dio è morto che fu censurato in Rai ma non in Radio Vaticana. Addirittura Radio Vaticana aveva fatto ascoltare Jesus Christ Superstar, che in Italia non era censurato, cioè erano più realisti del re, cioè l'idea di evitare il più possibile qualsiasi termine, qualsiasi argomento che potesse essere pericoloso per l'ascoltatore, spingeva questa commissione a falciare via. Anche perché Dio è morto, lo dice con Dio risolto, diciamo. Sì, questo sì, diciamo. Però ecco, non fu compresa in realtà la finalità positiva del testo. Quindi da una parte la religione, dall'altra la politica, insomma, notissimi casi di canzoni più o meno schierate politicamente che non potevano essere accettate, e poi c'era il tema del sesso, che era quello più caldo, perché era una, si dice, un'ossessione personale del direttore generale Bernabei, quella di vietare il più possibile qualsiasi riferimento a rapporti extramatrimoniali. Per cui la parola amante era la bestia nera di questa commissione d'ascolto. Che cosa succede? Succede, ma anche parole, per esempio, che a noi non fanno alcun effetto, per esempio piedi non dovrebbe evocare alcun piede illecito, invece piedi è una delle, delle parole più, più censurate. Alcova, sì, potrebbe volendo evocare qualcosa, insomma, il luogo dove si può consumare, ma non è necessariamente una parola che di per sé è pericolosa. Vi consiglio questo libro Proibitissimo, in cui c'è proprio l'elenco delle la parola fascino. Fascino. Alludeva in qualche modo. Questa è una cosa molto. Che succede? Che però considerando che questa commissione doveva in qualche modo proteggere l'ascoltatore e lo spettatore il più possibile, non escludo che magari di fronte a questa parola arriviamo che la canzone Dio mio no, singolo scelto per lanciare l'album, viene censurata, non viene trasmessa. Come funzionava? Questa commissione poteva approvare la trasmissibilità del pezzo e quindi mandarlo alla trasmissione che doveva farlo sentire, oppure bloccarlo in toto. Molti sostengono che si applicasse un bollino rosso, questa è una cosa un po' dibattuta perché alcuni sostengono che non era così. Fatto sta che insomma c'erano anche brani che venivano respinti. Poi c'era una forma di censura parziale, a seconda di chi era l'artista, qual era la casa discografica, se era più o meno influente, perché ad esempio in molti casi c'era brano trasmissibile previa autorizzazione del capo servizio, che voleva dire che veniva mandato in redazione ma doveva essere autorizzato, e molto spesso ciò non accadeva. Quando poi la commissione voleva lavarsi nelle mani, approvava previa autorizzazione del direttore generale, e Bernabé non aveva mai ascoltato alcun disco. Sì. Battisti viene. Tutto italiano. Assolutamente tutta italiana. Questo libro che vi ho detto, però Proibitissimo, non è uscito dopo, o meglio, è stato il primo un po' ad affrontare questo argomento. Dopo l'uscita di questo libro c'è stata una scoperta molto interessante di un giovane tesista di Torino, che si è laureato con Franco Fabri, che è uno dei padri della musicologia italiana. Questo ragazzo, con il quale ho fatto una bella chiacchierata, aveva scoperto alla RAI di Torino un vecchio funzionario che faceva parte della commissione d'ascolto. L'ha spremuto il più possibile nella sua tesi. Se voi cercate in rete il sito di Franco Fabri, professore a Torino, c'è l'area delle tesi, c'è la tesi di questo ragazzo sulla commissione d'ascolto della censura RAI, e spiega tecnicamente tutto il procedimento con il quale venivano approvate o non approvate le canzoni, i temi caldi, il famoso codice di Gadda di cui si parlava prima. Per Dio mio no, non conoscendosi le motivazioni, perché ripetiamo, non verbalizzavano,
si pensa che ci siano state una serie di coincidenze. Innanzitutto il titolo, Dio mio no, la parola Dio era evidentemente una parola calda, però c'era la canzone di Modugno, Dio come ti amo, che non fu censurata. C'era la copertina, la signorina nuda non poteva evidentemente essere tollerata, ma la canzone Dio mio no, di cosa parla? Campane, giusto? Sì. Chiudiamo spiegando di cosa parla Dio mio no. Dio mio no parla di un rapporto in cui la figura tra uomo e donna è assolutamente capovolta. C'è lui che è proprio pieno d'amore, sta aspettando questa ragazza, gli prepara la cenetta, è davvero tutto emozionato. Arriva lei, spazzola via tutta la tavola e si rinchiude in camera da letto. Quindi c'è un capovolgimento completo di ruoli in cui l'uomo è preda e la donna quindi è predatrice, e c'è tutta quella parte al centro del brano improvvisata in studio in cui Battisti urla. E quelle urla battistiane interpretate come no, erano effettivamente quindi una sorta di evocare un momento di grandissimo piacere in camera da letto. Chiaramente questa cosa qua non poteva assolutamente passare. Il brano quindi è stato censurato, non si è mai ascoltato in Rai, Battisti non ha mai suonato nelle varie orchestre in Rai. La prima volta in cui è stato possibile ascoltarlo era una trasmissione dell'80 che si chiamava Videosera, in cui ci fu un approfondimento su Battisti e c'erano delle immagini di repertorio con in sottofondo questa. Se lo cercate su YouTube, Videosera 1980, è la prima volta in cui si sente Dio mio no. In Rai, esattamente. Però chiudo con una cosa carina. Perché quando parlai con Renzo Arbore, lui mi disse, ma guarda, io non vorrei sbagliarmi, ma Dio mio no, io credo di averla trasmessa ad alto gradimento. Però è una sua trasmissione molto famosa. La conferma di questa cosa l'ho avuta intervistando un altro grosso personaggio radiofonico dell'epoca, Paolo Giaccio, che conduceva per voi giovani. Paolo Giaccio, che oggi è una figura dirigenziale in Rai molto importante, mi ha detto che c'era un escamotage, che lui trasmesse Dio mio no. In che modo trasmette Dio mio no? C'era un obbligo. Le redazioni dovevano consegnare in anticipo le playlist, ovvero gli elenchi dei brani che dovevano trasmettere, però se il titolo veniva scritto male, il supervisore poteva non accorgersi di questa cosa, quindi lui ha scritto zio mio no oppure mio mio no. In questo modo, scrivendo male il titolo, ha passato questo visto della commissione, quindi almeno ecco Paolo Giaccio per voi giovani riuscì in maniera così rocambolesca. Questa è una lezione di diritto, diciamo così, lezione di diritto, come aggirare la norma. Come aggirare la norma. Sì, va bene. E io mi fermerei qua, che così chi ha interesse poi il resto lo trova nel libro. Mettiamo dopo di sottofondo di mio no prima di andare via, perché se ce lo sentiamo mentre ci salutiamo per farci gli auguri. Io ho da dire due cose, poi vi do prima la parola un attimo alla Presi, voleva dirvi una cosa. Di sabato mattina ci sta una presentazione che fate voi al liceo. Innanzitutto facciamo un applauso. Parlo, come racconta le cose, trovo il narrare sempre poi il modo migliore per stare insieme, saper narrare. Lui narra veramente bene, poi conosce molto bene ciò di cui parla. Una domanda la devo fare. Non la puoi fare una domanda perché già abbiamo più tempo. Battisti politico, l'accusa di fascismo. Ma quella è stata un'accusa che è stata mossa da. Ah sì, perché lui la prima l'ha detta questa cosa. Sì, allora, guarda, lui in questo periodo qui per pubblicizzare il disco va in un programma Rai che si chiamava Campione a Campione, che si svolgeva nel Casinò di Campione d'Italia, con l'orchestra. Gli viene fatta una fotografia mentre dirige l'orchestra, senza barchetta ma con la mano alzata. E da quella foto cominciarono ad arrivare una serie di accuse di fascismo, però in realtà la situazione era molto più ampia, perché all'epoca ciò che non era esplicitamente appartenente ad una fazione politica veniva interpretato come naturalmente appartenente a quell'altra. Battisti non ha mai voluto smentire, ma in realtà Battisti non interessava, non si è mai imposto il problema. Era Mogol che in qualche modo ha cavalcato questa cosa, però insomma è un discorso che poi è molto complesso, perché alla fine sfugge completamente sia da Battisti che da Mogol. C'erano una serie di gruppi della cosiddetta musica alternativa degli anni 70, i gruppi della destra extraparlamentare, che avevano Battisti e Mogol come grandi riferimenti. Ti suggerisco questo gruppo che si chiama Compagnia dell'Anello, che suonò nel 77 al Campo Hobbit a Montesarchio, che era il primo grande raduno della gioventù neofascista. Questa Compagnia dell'Anello in una canzone cita il diritto, o meglio la libertà di cantare Mogol e Battisti senza essere bastonati, senza essere picchiati. Sì. Quindi se ne erano appropriati da un punto di vista simbolico, era più che altro un simbolo. Ma scusami, anche per esempio Baglioni,
che non ha mai nascosto simpatie, diciamo, moderatamente di sinistra, però da quella gioventù era considerato disimpegnato, o meglio, era considerato non impegnato a sinistra e quindi, come dire, ascrivibile alla destra. Va bene, ancora un applauso alla destra.